prossimo brano. Sono sempre stato un grosso appassionato di storia. E quindi in particolar modo della Grande Guerra, guerra 15-18, dopo aver letto alcuni libri, delle poesie, eccetera, e mi sono sempre chiesto cosa provasse un soldato prima di andare in battaglia. La prima guerra mondiale fu terribile sotto certi punti di vista. Uscivano questi ragazzi di appena 20 anni, uscivano dalle trincee, e la tecnologia era andata avanti, ma le strategie militari erano vecchie e obsolete, quindi mandavano questi giovani letteralmente al macello a scannarsi fra di loro con la baionetta, quando venivano anche spruzzati dai gas asfissianti, delle armi terribili. Una mitragliatrice appena appostata in due minuti ammazzava 100 persone, 100 soldati. Quindi mi sono sempre chiesto cosa provasse un soldato prima di andare in battaglia. Ovviamente c'è molta letteratura sotto questo punto di vista. C'è Erich Maria Remarque, uno scrittore tedesco che ha scritto L'Ovest, niente di nuovo, il nostro Giuseppe Ungaretti che ha fatto delle poesie straordinarie anche in quei frangenti così terribili, Wilfred Owen in inglese. La prossima canzone si intitola appunto Dicembre 1915, perché su una poesia di Ungaretti era, alla fine c'era scritto Dicembre 1915, December 1915. Remember.
Grazie, grazie.